Bene, oggi come oggi un'ipotesi di questo genere, e cioè che nella sala d'aspetto del nostro consultorio siano in attesa del ritorno delle ragazzine o dei ragazzini portatori di sentimenti di colpa, portatori della rabbia giovanile, è un'ipotesi che siamo abituati a scartare e a prendere in considerazione solo in alcuni casi eccezionali. È come se fossimo di fronte a una generazione, quella che contiamo noi, quella che esprime forse anche una situazione diffusa, una situazione condivisa con la propria generazione, ma che ricade su di loro, di cui si fanno in qualche modo portavoce, quella situazione lì non ha più niente a che fare con la situazione, con la difficoltà a gestire il sentimento di colpa e la paura del castigo. È come se poi uscissero da un modello educativo dove non hanno sperimentato la paura dell'adulto, la paura del castigo, e non hanno interiorizzato una struttura mentale che anche nel linguaggio comune veniva chiamata superiore, quindi individua, eccetera. È scomparsa, insomma, la patologia neurotica del superiore. Sono scomparsi le ragazzine isteriche, sono scomparsi le ragazzine ossessive, eccetera. Questa è una novità straordinaria, sorprendente, perché tutta la letteratura psicologica sul disagio giovanile era centrata su questo. Ci si aspettava che l'adolescenza maschile, ma anche quella femminile, fossero sostanzialmente centrate sul tentativo di liberarsi dal dominio, dal potere del padre nelle sue varie sezioni. E che la strada verso la realizzazione del sé passasse attraverso quella che veniva definita da Freud in poi l'uccisione simbolica del padre e la realizzazione del sé, la separazione dalla dipendenza infantile attraverso una specie di guerriglia domestica che attraverso una lotta per la liberazione dal dominio delle figure genitoriali dell'infanzia. Non c'è più segno di tutto questo nei ragazzini che frequentano il nostro consultorio, che incontriamo nelle scuole, e tanto meno quelli che incontriamo nel circuito penale minorile, nel carcere minorile, nei servizi sociali per i minorenni, eccetera. Che cosa invece incontriamo? Incontriamo ragazzi che soffrono in motivi diversi. Se prima di tempo soffrivano per la paura del castigo e per i sentimenti di colpa, ed erano in conflitto con il loro corpo, con la sessualità, col desiderio, col piacere, e confondendo l'autonomia con l'aggressività e la violenza, questa generazione ci manda dei testimoni, degli interpreti delle difficoltà attuali, che sono invece dominati da un bisogno crudele di riconoscimento, di visibilità sociale, di successo, di rispecchiamento politico. Nella loro mente non troviamo un vecchio arcigno superiore che li spaventa, li fa sentire in colpa, che li minaccia di castigo, ma troviamo invece una presenza altrettanto crudele che li costringe ad avere successo, ad affermarsi, a diventare visibili, costi quel che costi. Non troviamo più ragazzini che si sentono in colpa, riteniamo anzi che sia molto difficile far paura ai ragazzini delle medie e farli sentire in colpa, ma invece sia molto facile scoraggiarli per attraverso, vuol dire, esperienze relazionali o attraverso dispositivi che mortifichino il loro bisogno di riconoscimento, di relazione, di successo, di visibilità. Sono insomma quelli che definiamo i ragazzi narcisisticamente fatti, cioè per valore, e che invece di soffrire come i loro predecessori delle generazioni precedenti di colpa, soffrono molto di vergogna. Temono la vergogna, temono di perdere la bellezza, aspirano a diventare delle belle persone, aspirano ad avere un successo affettivo, relazionale, a ricevere tanti messaggini, ad essere noti, salutati,
ad essere invitati, a essere riconosciuti. E se hanno l'impressione che tutto questo sia molto difficile da realizzare e che qualcosa o qualcuno glielo impedisca, o se vivono l'esperienza, essendo molto permalori, che il dispositivo all'interno del quale sono stati, per esempio la loro scuola, li umili e li mortifichi, invece che valorizzarli e riferirli come dall'interno si attendono che sia, allora si incontrano con il sentimento della donna che è quello che fa soffrire. Cioè è quindi una missione diversa da quella che caratterizzava l'adolescenza del tempo. Sono ragazzi che devono elaborare la loro fragilità rispetto all'eventualità di vivere esperienze frustranti, esperienze di invisibilità sociale, esperienze di mortificazione nella relazione con gli adulti e con i loro sistemi di controllo e di potere. E è molto diverso come adulti che hanno una grande responsabilità nel presidiare l'area di crescita degli adolescenti, è molto diverso aiutare dei ragazzi a elaborare in modo costruttivo e positivo il sentimento di colpa, la paura e l'inibizione, per aiutarli invece a dover elaborare la loro sfondata bisogno di visibilità e di successo di vita.